pochi secondi Giuseppe Nobiletti, il nuovo presidente della provincia di Foggia. È fatta. Sì, è fatta, grande, grande soddisfazione e soprattutto un grande ringraziamento a tutti gli amministratori che mi hanno scelto per guidare questa grande provincia che è la provincia di Foggia. Non è stato facile perché ve la siete giocata in pratica fino alla fine con Gatta. Sì, non è stato facile, sinceramente non ce l'aspettavamo neanche. Però bisogna fare i complimenti all'avversario che se l'è giocata fino in fondo. Però oggi inizia un nuovo corso della provincia di Foggia che non avrà niente a che fare con quello che c'è stato fino adesso. Che provincia immagina? Soprattutto una provincia che faccia partecipare i territori. In questi 4 anni sono stati poco ascoltati, c'è stato un uomo solo al comando. Oggi bisogna ripartire dai territori, bisogna ascoltare loro, quali sono le loro esigenze e avere anche una visione condivisa sempre con i territori. Una provincia grande, complessa, dal Gasgano ai Monti Dauni, passando per la pianura. Una provincia molto complessa, molto grande e sarà un impegno grandissimo da parte mia e da parte ovviamente di tutti i consiglieri provinciali per rimettere in sesto questa provincia. La dedichiamo questa vittoria? Questa la vorrei dedicare alla mia mamma che non c'è più, è andata via una settimana fa. Piemontese, è stata una vittoria sofferta per Nobiletti, per il centro-sinistra che nonostante compatto a questa competizione ha dovuto soffrire fino alla fine perché Gatta se l'è giocata. Sì, ma quando ci sono le elezioni è sempre così, bisogna lottare fino all'ultimo minuto. Questa è una vittoria collettiva di una squadra che va dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle ai movimenti civici di Michele Emiliano che ci ha coordinati ed è la vittoria anche di una qualità amministrativa dei comuni, dei sindaci e della regione che è stata ed è sempre vicina alle realtà territoriali a partire dai comuni più piccoli e quindi una bella vittoria ci voleva. Qual è stata la chiave di volta per arrivare a conquistare Palazzo Dogana? Ma sicuramente la chiave di volta è stata quella di tenere una coalizione larga e di questo dobbiamo darne atto a tutte le forze politiche. Devo dire che c'è stata grande responsabilità all'interno della coalizione perché Giuseppe Nobiletti è stato candidato da tutti, nonostante ci fossero anche altre figure che potevano rappresentare la nostra coalizione per l'elezione del presidente della provincia e diciamo si è stretta una coalizione, questa anche sulla base del lavoro che è stato fatto nel governo regionale. Io di questo voglio dare atto a tutti e a chi ci ha coordinati, che è il presidente Michele Emiliano. Diciamo un buon test in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno in questo 2023 qui a Foggia. Vede, io sono abituato a ragionare una cosa per volta, mi auguro che la prossima volta la provincia, il presidente della provincia e i consiglieri provinciali possano essere eletti direttamente dai cittadini e dal popolo, perché questa è una riforma che a me personalmente non piace. Adesso dovremo ragionare per la città capoluogo, che è estremamente importante, è importante per tutta la provincia. Una grande Foggia, una grande città capoluogo serve a far crescere tutta la provincia e quindi su questo lavoreremo, ma un passo alla volta. Intanto possiamo dire, almeno per quanto le riguarda, una bella rivincita dopo la delusione delle politiche. Ma sì, alle politiche c'è la delusione rispetto al fatto che sono mancati 480 voti, però devo dire avrei fatto il deputato di opposizione, faccio il vicepresidente della Regione Puglia, ho 41 anni, oggi abbiamo vinto la provincia di Foggia e quindi devo dire è andata meglio così.